Una maggiore attenzione sul territorio, indagini mirate e la consapevolezza non ufficialmente dichiarata che i misteriosi incendi di Francavilla Fontana, capaci di incenerire a luglio il capannone di Centro Casalinghi e, solo domenica scorsa, quello di Regal Casa, non possono essere collegati al racket. Saranno altre le piste da seguire, ma sono fondamentalmente queste le conclusioni del Comitato sull'Ordine Pubblico e sulla Sicurezza, tenutosi questa mattina presso la Prefettura di Brindisi, intorno al padrone di casa, Nicola Prefettura. Anche i vertici delle forze dell'ordine, il presidente della provincia Massimo Ferrarese, il sindaco di Francavilla Vincenzo Della Corte e le associazioni degli imprenditori della città degli imperiali. La posizione ufficiale: non tralasciare alcuna pista investigativa e continuare, se non aumentare, il controllo delle forze dell'ordine nella zona francavillese. L'attenzione su Francavilla Fontana è costante. Questi nuovi episodi di questi due impianti andati a fuoco meritano un'attenzione particolare perché coinvolgono oltretutto non solo due grosse realtà imprenditoriali ma anche tutta una serie di maestranze che rischiano certamente di vedere sfumare il posto di lavoro. Quindi massima attenzione, la riunione è stata utilissima per un approfondimento comune. La posizione ufficiosa: all'ipotesi racket non ci crede nessuno, modalità, tempi e soggetti fanno propendere verso altre piste, sulle quali però le istituzioni tengono la bocca chiusa, soddisfazione ad ogni modo da parte dei presenti. È una situazione delicata, l'impegno c'è, ci sarà da parte di tutti e quindi speriamo che non accada più, non soltanto per quello che è accaduto, soprattutto il pensiero va non solo agli imprenditori ma chiaramente alle famiglie e ai lavoratori che in quelle aziende lavorano, ma va anche a quello che non deve accadere più, perché noi dobbiamo continuare ad attrarre investimenti e Francavilla è importantissima per questo. Rassicurati gli imprenditori che, prendendo per buono quanto espresso nel vertice, possono ora dormire sonni tranquilli. Beh, si fa per dire. Non è possibile ammazzare la persona perché poi ci dobbiamo chiedere che cosa, anzi li dobbiamo pagare i soldi per fare il funerale. Ecco, secondo me, per la mia esperienza in questo momento, almeno in questo ultimo caso, non mi sentirei di dire che è una questione di racket.